cappellino. Ragazzi, prima di questo video, come al solito, salutiamo tre persone che si sono iscritte al canale. Quindi oggi salutiamo Francesco Vassallo, Diego Gozzi, Mirella Leva. Papà, ma cosa ti è caduto? Il fino. Ragazzi, oggi sono veramente emozionatissimo. E sapete il perché? Mia sorella è stata fuori casa per una settimana. È stata tipo a casa di una sua amica. E in teoria questa sera dovrebbe tornare qui a casa nostra. Quindi io e i miei genitori, cioè loro, per chiunque di voi non se li ricordasse, Bella! Aspetteremo appunto l'arrivo di mia sorella, perché ovviamente gli faccio una sorpresa, visto che appunto da una settimana che non la vediamo. Ragazzi, ragazzi, è appena arrivata mia sorella, fermi tutti! Oh, ciao Luca! Sara, ma c'è qualcosa che non va? Ma cos'è che hai sulla pancia? Sbaglio, hai mangiato un po' troppo, dai Sara, levati quella roba! Ma Luca, ma cosa devo levarmi? Dai Sara, non prendiamoci in giro, ma guarda come cavolo sei conciata, vieni a farlo vedere alla mamma e al papà! Cioè, mamma, papà, ma guardate com'è conciata Sara! Non si può avere sta non pancia qua! Non toccare, togli la mano, ma... togli la mano da qua, non mi devi toccare! Sara, ti ho detto di non mangiare così tante caramelle! Ma io non ho mangiato nessuna caramella! Ah, Sara, ho capito. L'anguria, quando la mangi, la devi tagliare, non la devi mangiare tutta intera. Ma veramente, non capite niente? Non avete capito cosa è successo? No, Sara, non abbiamo capito cosa è successo. Sei stata via una settimana e guarda come sei ritornata, come sei conciata! No, Sara, ti sei mangiata Alice, di' la verità. Ma secondo voi mi posso mangiare una mia amica? Ma siete stupidi allora, se non capite? Sara, ma cosa dobbiamo capire? È solo un po' di pancia in più rispetto al solito. Io ho 20 anni che ce l'ho. Un po' di più? Ma... non mi toccare! Ma neanche la mamma? No, non Sara, mi toccare. Ma stai bene? No, mi vergogno, non mi devi toccare! No, 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 come non mi devi toccare? Adesso fammi provare a toccare a me! Vai, fammi... Se... no! Oh, se non mi può toccare la mamma, non mi puoi toccare neanche tu! Devi stare fermo! No, 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 adesso ti voglio toccare! Ti voglio toccare, vieni qui! No, Sara! Ma Sara! Mamma, papà, ma cosa avete combinato? Perché sei chiuso in cucina? Cioè, io cercavo semplicemente di toccargli la pancia per capire cosa fosse! Ma non le abbiamo fatto niente! Ma secondo te, papà, cosa può essere? Non lo so, magari gli fa male la pancia, non riesce ad andare in bagno, non lo so, cosa può essere? È una settimana che non fa la cacca? No, 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 basta con queste sciocchezze, non ci crede nessuno! Adesso voglio fare una cosa io! Entro in cucina e voglio scoprire cosa nasconde lì dietro! Fermi, fermi, fatemi provare ad aprire! Ma Sara, ma è veramente chiuso! Sara! Dai, Sara, esci! Cioè, devi soltanto spiegarci cos'è che hai! Dai, Sara, esci, sono il papà! Esci che ti sto aspettando col bastone di Zerbian Papi! Zerbian Papi! Ma così la spaventi! Adesso ci provo io! Saretta! Amore della mamma! Mamma, ma così gli fai tenerezza? Non diciamo sciocchezze! Gli devo fare tenerezza, scusami, mia figlia non sta bene, è venuta fuori con questo, con questa pancia, chissà da quanto tempo che non va in bagno, dai! Ragazzi, Dai, vengo e vi dico io cosa che ho, basta che non mi toccate! Oh, finalmente ce lo dici, va bene, dai, vieni qua, non preoccuparti, giuro che non ti tocchiamo! Allora, intanto stai lontano! No, amore, il papà, sono il papà! Io mi siedo là e tu ti siedi là e non mi toccare! Ma perché non ti posso toccare, non scusa? Non mi puoi toccare, vai là! Ma io non capisco, perché non ti posso toccare? Ma è possibile che siete così stupidi a non capirlo? Non ci credo, dimmi che non è come sto pensando! Oh, finalmente ci sei arrivata, sì, è come pensi! È da tanto tempo che volevo un fratellino, ma voi non lo facevate arrivare, allora ho deciso di farlo io un fratellino! Cosa? Dimmi che stai scherzando, Sara! Non ci credo, fammi toccare, voglio toccare! No, 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 non avvicinatevi, dovreste essere contenti che diventerete nonni! Nonni? Siamo così vecchi? Effettivamente se sarà un bambino siamo nonni, ma io non ci credo che sarà un bambino, ma com'è possibile che voi da una settimana all'altra questa pancia, scusate! È nato così velocemente, non so neanch'io perché! Ma poi io non ho fatto niente, è cresciuto così a caso! Dai Sara, basta scherzare, adesso facci vedere cosa hai lì sotto! Dai Sara, ha ragione Luca, assolutamente non può essere così, ci stavamo credendo ma adesso mi rendo conto che è una grande cavolata! Vedete che c'ho sempre ragione io, cioè come fate ad avere un bambino poi in una settimana, la pancia cresce in 9 mesi così tanto, non in una settimana che è stata via! Voi veramente non riuscite proprio a capirmi, non riuscite proprio a capirmi! Basta, basta, mi avete stufato, ora me ne vado! No Sara, dove stai andando? Sara, ma dove va? No, 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 Sara, ma perché ogni volta finisce così? Allora, no, però c'è qualcosa che non va, ma secondo voi cos'è che
potrebbe essere. Ma Luca, ma io non ci posso credere che in una settimana possa essere così. Cos'è, un coniglio? Allora, lo saprò bene io che sono stata incinta due volte. Cioè, in una settimana non è possibile, ragazzi, non è possibile. Vabbè, magari si è velocizzato un po' di tempo. Cioè, solitamente in quanto tempo ti viene la pancia così? Però, Luci, se ci pensi, i ragazzi di oggi sono più veloci in tutto. Ma dai, papà, non dire sciocchezze. Cioè, è la natura, è sempre stato così, da che mondo è mondo. 9 mesi l'essere umano. Ma perché voi non mi volete mai ascoltare? Ve l'ho detto fin da subito che in 9 mesi bisogna essere così. Dai, proviamo ad andare a consolare a vedere che cosa c'è. Dai, su, forza, che questa qui è una situazione molto d'emergenza. Ragazzi, io vi giuro che se mia sorella ho veramente un figlio, io diventerò cosa? Nipote, zio, non so cosa diventerò se sarà un figlio. Cosa sono io per il figlio? Lo zio, il nipote? Zio! Sono zio, no! Oddio, ragazzi, non scherziamo, andiamo a vedere veramente che cosa sta succedendo. No, ragazzi, vado anch'io, che questa cosa è veramente grave. Vado anch'io a vedere che cosa sta succedendo. Aspettate. Ragazzi, mi è appena venuto in mente un'idea spaziale. Sì, mi vedete tipo vestito così perché il giorno dopo mi sono appena svegliato. Sono esattamente le 11:30 di mattina e c'è mia sorella che sta dormendo. Sì, non ditemelo, farò una cosa un po' da infame. Lo so già, però ragazzi, non mi interessa, non posso urlare prima che la sveglio. Ma diciamo che se ha un bambino come lei decide avere, appunto la pancia ce l'ha anche mentre dorme. Cioè non è che ce l'ha soltanto di giorno. Mi sembra abbastanza ovvio e quindi ragazzi, cosa farò? Sperando che non abbia chiuso la porta della sua camera a chiave, andrò lì da lei perché voglio vedere se appunto ancora questa pancia oppure no. E se non ce l'ha, sì, avrà avuto qualcosa sotto, sarà stato uno scherzo suoi classici. Se no, boh, non lo so ragazzi, se no ci sarà veramente da preoccuparsi. Chiaramente però teniamo Zerbian Papi o comunque Zerbian Mami. Gli ho appena scritto un messaggio su WhatsApp, dovrebbe arrivare tra pochissimo. Papà, ascoltami, ho un'idea pazzesca, vieni dentro. Mattina presto, stavo lavorando, cosa c'è? Ascolta, voglio vedere se sarà ancora quella pancia lì oppure no. Cioè, ti sembra possibile? Luca, ma è ovvio che è uno scherzo, si è addormentata subito. Secondo te aveva la pancia ancora adesso? Non lo so, però ieri mi sembrava abbastanza convinta. Cioè, noi per sicurezza andiamo a controllare, tanto comunque se la svegliamo sono le 11:30. Ok, va bene, una cosa veloce che devo tornare a lavorare. Ma tanto non ce l'ha più, non ti preoccupare. Ehi, papà, ci siamo, sei pronto? Dai, andiamo a vedere. Aspetta, non fare rumore. Ok ragazzi, qua c'è mia sorella che dorme. Ma sbaglio o ancora un po' di pancia? Ma è il cuscino. Non un po' di pancia, c'è una pancia assurda. Aspetta, controlliamo bene. Aspetta. Ok, qua c'è lei che sta dormendo. Aspetta un secondo, papà. Non devi fare rumore, cerchiamo di non farci scoprire. Aspetta. Luca! Luca, non devi toccare la mia pancia! Ma Sara, volevamo soltanto controllare. No, la pancia! Svegli tutti! Che se ne frega! Fammela vedere. No, fermo! Andate via subito! Via! No, ferma, Sara! Papà, ma vedi, ecco qua. Chiamiamo la mamma. Di non urlare! Chiamiamo la mamma. Ancora la pancia. Chiamiamo la mamma, subito! Brigatevi, andatevene via! Dai, Sara! Papà, è stata tutta colpa tua! Ti avevo detto che non dovevi svegliarla! Luca, non l'ho svegliata io, tu hai fatto un rumore, gli hai anche sollevato le coperte! Come facevo a vedere se aveva la pancia o la sola, gliele sollevavo! Comunque, dai, fa niente, ragazzi, ora io ritorno a dormire perché effettivamente ho un po' di sonno. Comunque, ascoltatemi! Lasciate un bel like perché voglio vedere, ragazzi, se effettivamente ha questa pancia oppure no, anche nei giorni successivi. Cioè, dai, lo scherzo è bello quando dura poco! Se veramente, raga, ha questa pancia che nei prossimi giorni ci sarà da preoccuparsi.